Ciao a tutti, io e Picettino siamo qui in questa caldosissima estate con un po' di ritardi sulla tabella di marcia, effettivamente, poi magari prima un po' più di tempo vi spiego il perché, anche se è facilmente intuibile. Infatti oggi parliamo di Mister No, le nuove avventure. Eccolo qui, numero 2. Note tecniche, è uscito il 3 agosto 2019, eccolo qui, c'è scritto qui. 98 pagine, formato Bonelli, bianco e nero, fogliazione classica, retro classico, fa molto il paio con quello che era il Mister No post Vento Rosso. E, ah sì, giusto, prezzo ovviamente 3,90 euro. Copertina carinissima, molto bella, mi devo un po' abituare a questa bandella blu che pensavo sparisse, invece vedo che rimane. E parliamo subito della ciccia grossa, ovvero copertina. Fabio Valdambrini, disegno, colori Roberto Piera. Beh, è una situazione molto classica per Mister No. È il classico Mister No in Amazzonia, siamo a metà anni 50, quindi questa è una situazione plausibile ed è centrata con quello che ci stanno per raccontare all'interno dell'albo. È dinamica e preoccupante, Jerry tira fuori il lato del suo carattere più antieroesco, diciamo, non è, vedete che non è in posizioni da super figo hollywoodiano, io vinco tutto, ma è quasi colto alla sprovvista. Se proprio questo dà anche l'idea del carattere di Mister No, mi piace tantissimo. Disegni molto belli, tra l'altro gli indos sono magnifici, le capanne sono fighissime, insomma, si respira Amazzonia. I colori rendono tutto questo ancora più amazzonico, se mi passate il termine. Con questo grande tripudio di verde della foresta, questo che è un tramonto, immagino un cielo che là si può vedere, non ci sono mai stato, ma mi hanno raccontato belle cose. E poi i personaggi sono veramente disegnati bene. Faccio farvi notare anche la nuvoletta di polvere della corsa. Insomma, una copertina che non lascia niente al caso, ma che si strizza davvero l'occhio a un qualcosa di quasi passato, però con una modernità intrinseca molto molto bella, quindi promosso a piene mani. Entriamo dentro. Riassuntino molto interessante del numero 1, perché sapete è una saga, quindi non si finisce, si continua di albo in albo. Abbiamo poi Terra di Nessuno sulle strade dell'avventura, che è il redazionale di Graziano Frediani. È un redazionale molto interessante che ci porta un po' alla scuola dei duri, l'essere eroe, l'essere forse più fragile di quello che sembra, cioè molto carino. E confesso che mi ha anche fatto, non dico scoprire perché non è vero, però far tornare voglia di rileggere alcuni libri che forse ho letto un po' superficialmente, oserei dire. Quindi sono convinto che sia una bella lettura. E ora bomba grossa, ovvero il fumetto interno. Tutte le restanti pagine. Graficamente ci spazzolano gli occhi Fabio, sì, Massimo Cipriani e Roberto Diso. Roberto Diso fa una piccola parte di qualche pagina. Voglio partire da questa perché è il Mister No più classico, quello che tutti noi conosciamo di più, scanzonato, divertente. Abbiamo anche il padre, Jerome Drake, e sono poche pagine quelle di Roberto Diso, eh. Sono queste qui. Vedete? E sono molto interessanti perché narrano un qualcosa di diverso dalla vicenda che stiamo leggendo. Cioè, i piani temporali in cui si svolge questa miniserie sono due. Uno è piccolino e va avanti a spizzichi e bocconi con Roberto Diso, l'altro più cicciotto va avanti con Cipriani Massimo. E ragazzi, Cipriani Massimo, o Massimo Cipriani, è veramente spettacolare. I personaggi sono magnifici come li disegna lui. Tutti molto ben caratterizzati con le loro espressioni, con i loro caratteri. Guardate che figata, guardate gli indios. Guardate anche la cura dei dettagli. Questa vignetta non è messa lì a caso, però fa parte della storia. Cioè, guardate che bella anche la foresta stessa che è protagonista di questi albi. Ricordatevelo. Guardate proprio l'espressività, cioè è magnifico, veramente. Guardate, cioè ogni personaggio si muove, si arrovella, si mette a
a disposizione del lettore nel suo essere quasi persona fuori dalla pagina. Jerry è fantastico, si presu... cioè Jerry è veramente fantastico. Si muove nel suo modo canonico. Vedete anche le scelte delle armi, l'antieroe per eccellenza. I bivacchi notturni. Avevo visto una scena che mi piace tanto. Beh, questa è una classica vista amazzonica, cioè, niente, cioè spettacolare, non c'è nulla da dire. Disegni magnifici. C'è una parte che avrei voluto farvi vedere, ma non ve la faccio vedere perché sarebbe spoiler. Ed è magnifica. La storia, beh, Luigi Mignacco, punto. Una persona che ha scritto Mister No, gli piace Mister No, è affezionato a Mister No e ci sta portando avanti. È una storia molto quasi canonica nel suo incedere. Cioè, siamo arrivati al famoso villaggio che si cercava all'inizio. L'accoglienza, il come si reagisce al motivo per cui Mister No e i suoi compagni di viaggio sono lì. Quello che succede nel parallelismo di SS, perché vi ricordo che anche il buon Otto è implicato. Tutto questo è qui, con piccoli colpi di scena, qualcosa, forse un pelo telefonato, ma ci sta, l'avventura è anche aspettarsi il colpo di scena. E è molto bella come cosa. Certo, Jerry finisce nella maniera più classica per uscire dai guai, in una maniera molto classica per catapultarsi in altri guai. Questa è una lettura di Mister No. Cioè, non so come spiegarlo. Non c'è dentro novità, non c'è dentro cose particolari, ribaltoni, cambi. È Mister No allo stato puro. È un Jerry Drake che si comporta da Jerry Drake, che vive la sua Amazzonia, che vive la sua avventura nel modo più canonico possibile. Cioè, Mignacco fa un lavoro magnifico di rimessa, diciamo, in edicola di Mister No. Non ci sono arzigogolate malattie, cambi, stravolgimenti della serie, ma assolutamente. Rivediamo Jerry Drake andare a fare quello che ha sempre fatto, quindi la guida nella foresta amazzonica, e si trova invischiato in qualcosa di più grosso di lui. Cosa? E ancora non lo sappiamo. Il doppio punto temporale è carino perché dà l'idea di uno stravolgimento futuro, quasi di una narrazione in prosecuzione, non so come spiegarvelo, ma è proprio bello, devo essere sincero, io mi sono trovato a casa a leggere, poi vabbè ragazzi, perdonate quando vedete cose come questa. E mi piace davvero, ma anche uno che non ha mai letto Mister No, se legge questa miniserie e gli piace, può tranquillamente andare a recuperare tutta la serie di Mister No. Perché non ci sono cose distaccate, idee diverse. È Mister No, appunto. È nudo, crudo, puro. È Jerry Drake a tutti gli effetti. Cioè, questo è una... Quasi potevano andare avanti con la numerazione, che andava benissimo. Cioè, è come riportare un personaggio senza dare l'idea che siano passati anni dalla sua ultima avventura. Fantastico. Io da ex lettore di Mister No, rivalutato in tarda età, per carità, ma da ex lettore, vi dico che io mi sono sentito a casa. Cioè, Luigi Mignacco fa un bellissimo lavoro atto a far conoscere e magari anche affezionare Mister No anche alle nuove generazioni. Che leggendo questo, chissà come sarà il finale, non lo so, ma già leggendo questo ti trovi nelle stesse atmosfere che puoi prendere andando a prendere un Mister No degli anni 70, 80 e 90 e 2000, 2010. No, 2010 mi sa che non ci è arrivato. Non mi ricordo più quando ho chiuso. Devo andare a vedere. Però è spettacolare, cioè tu riesci tranquillamente, potresti tranquillamente prendere un Mister No a caso da una libreria, da una biblioteca, da una bancarella, leggerlo e leggere questo e non capiresti la differenza di età tra un volume e l'altro, la differenza anche di approccio, perché è Mister No allo stato puro. Quindi sono entusiasta, devo essere sincero, sono davvero entusiasta di rivedere questo logo e di rivedere questa maestria nel riportare Jerry Drake in edicola. Perciò io posso soltanto dirvi che a queste condizioni io vi consiglio davvero di rientrare nel mondo del Mister No, o per carità, magari anche di provare ad entrare nel mondo del Mister No con una miniserie, niente di impegnativo. Mi ricordo sono 4, 5, 6 numeri, onestamente non me lo ricordo, ma quelli che saranno. Però
perché ne vale davvero la pena. Cioè, è una bella avventura canonica, classica, in un ambiente particolare, forse poco esplorato nel vero senso della parola, per passare il tempo, per ragionare su e per, che ne so, magari anche affezionarsi o riaffezionarsi a questo personaggio. Ecco, io sono contentissimo di questa miniserie, davvero, e sono usciti solo due volumi. Vediamo come sarà la prosecuzione. Ovviamente non mi sbilancio sulla storia, perché non avendo tutti gli elementi, mancando ancora dei numeri a concludere, potrebbe essere un capolavoro, potrebbe essere un po' sottotono, ancora non lo so. Al momento ti prende e hai voglia di leggerla, pur infilandoci dentro cliché voluti, secondo me, proprio per riportare a casa tutti o dare il massimo della misternosità ai nuovi lettori, e anche qualche scelta, forse un po' telefonata e forse un pelino già vista, però chi si vuol bene uguale. Mister Non è tornato in edicola per la seconda volta il mese scorso, e questo continua questa mirabolante avventura. Io personalmente, ripeto, vi consiglio di farne parte, perché Acqua e Morte è un degnissimo capitolo della grande saga amazzonica di Jerry Drake. Per gli amici, Mister No. Ciao!